Mia nonna, la madre di mio padre, è morta all'età di 22 anni. Soffriva di tubercolosi. C'era la credenza che se vivevi sulla cima di una collina si poteva guarire. In circa 8 mesi è morta. La penicillina avrebbe potuto salvare più di 200 milioni di vite in circa 50 anni. Tirannia significa che non hai alcuna preoccupazione per nessun'altra vita oltre alla tua. Quello che il suolo vi ha dato non è solo cibo. Il tuo corpo è suolo. Questa stoffa è suolo. Qualsiasi cosa è suolo, vero? Qualunque cosa è tutto. Bene. Questo sporco suolo è anche stato la tua medicina. Il primo antibiotico, che noi chiamiamo penicillina, proviene da funghi del suolo. Si stima che l'avvento della penicillina potrebbe aver salvato più di 200 milioni di vite nell'arco di 50 anni. Viene dal suolo. Streptomicina, senza la quale milioni di persone sarebbero morte di tubercolosi. Mia nonna, la madre di mio padre, è morta all'età di 22 anni, quando mio padre aveva solo circa 4 anni o poco più. Soffriva di tubercolosi, una famiglia benestante, ma non c'era cura. Così hanno costruito una casetta per lei in cima a una piccola collina. Perché c'era la credenza che se vivi sulla cima di una collina, se respiri aria pura, puoi guarire. Quindi l'hanno messa lì e lei è peggiorata sempre di più. In circa 8 mesi è morta. Questo era il normale processo nelle generazioni passate. La penicillina e la streptomicina assieme potrebbero aver salvato qualcosa come 400-500 milioni di vite in una generazione. Tutto questo viene dal suolo. E ci sono molte altre cose. Perché creare una separazione? Tutto ciò che conosciamo come vita, tutto ciò che conosci come materiale che stai usando è suolo, sì o no? È arrivato il momento che, se non ci occupiamo del problema, potrebbe scatenarsi su di noi. Non c'è più nessun potrebbe da nessuna parte, si scatenerà. Se non facciamo uno sforzo serio per invertire la rotta, si scatenerà. La parola yoga significa questo. Spiritualità significa questo. Che la tua esperienza di vita non si limita ai confini del tuo corpo. Se fosse così per ogni essere umano, come potresti non sentire le terribili urla della terra? La terra sta urlando. Sono stato seduto per ore e giorni nelle foreste, non solo essendo vivo, ma essendo fatto, intossicato, ubriaco di vita, perché la vita freme con grande esuberanza. La maggior parte della vita non la vedrai, ma ugualmente se cammini per varie altre parti del mondo, la terra urla di dolore. Non è qualcosa che inventi nella tua testa. La vita sta urlando. Un macellaio che taglia grossi animali non sente il grido dell'animale. Ci siete? Ci sono molte persone che uccidono altri esseri umani. Non sentono le urla e il dolore di quelle persone. Quelli che stuprano e uccidono, pensi che abbiano sentito le urla?
Allora vai. Forse l'orecchio ha sentito, ma non va da nessuna parte. Quindi un macellaio che macella gli animali non sente il grido degli animali. Uno che taglia gli alberi e qualsiasi altra cosa, altre cose vive, non le sente. Allo stesso modo, uno che è occupato a distruggere la vita invisibile non la sente. Questo non significa che non ci sia. Quindi siamo in un momento cruciale. Se si fanno le cose per bene nei prossimi 10-15 anni, avrai la soddisfazione di vedere accadere qualcosa di significativo. Non ci saranno i fuochi d'artificio, accadrà in silenzio. Succederà molto silenziosamente. Devi capire questo. Anche quando stavano accadendo grandi eventi, diciamo la lotta per la libertà dell'India, il peggior tipo di sfruttamento è successo al paese e alla gente. La gente viene trattata come cani. Ovunque in India ci sono cartelli, indiani e cani non sono ammessi. La maggior parte dei posti, ristoranti, club, tutti i posti importanti. E se vai in qualsiasi ufficio, puoi essere qualsiasi cosa, puoi essere ricco, puoi essere istruito, ma se vuoi sederti su una sedia, hai bisogno di un permesso dal governo che puoi sederti sulla sedia, altrimenti devi sederti sul pavimento. Dovevi avere un permesso stampato, altrimenti non potevi sederti su una sedia. Anche se vi hanno trattato così male, solo circa il 20% delle persone ha combattuto per la libertà, l'altro 80% comunque qualcuno sta combattendo. Vuoi essere quell'80%? Ti sto chiedendo. Quando le cose vanno fatte, bisogna alzarsi e farle. In Canada c'è un detto. Significa che se qualcuno è morto, c'è un cadavere che deve essere trasportato. In India ci vogliono sempre 4 persone per portare un cadavere. Questo per rispetto. Minimo 4 persone devono portarlo. Quando 4 persone trasportano, c'è una persona che non porterà il peso, che farà semplicemente così. Sei tu quel tipo? Per favore, non essere così, perché morirai insoddisfatto nella tua vita. Non importa. Il peso extra è duro, ma è appagante. Non essere quel tipo che sfugge a quella cosa. Non esserlo. Come generazione di persone non dovremmo essere così. In questo modo possiamo avere il tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Altrimenti vivremo in un mondo che è creato da tiranni di vario tipo. Non pensate solo ad Adolf Hitler ed altri. I tiranni ci sono ovunque. Può arrivare sotto forma di industria, può arrivare sotto forma di leader politico, può arrivare sotto forma di te stesso, chi lo sa? Tirannia significa che non ti preoccupi per qualsiasi altra vita che non sia la tua. Questa è tirannia, vero? Ci siete? Tirannia non significa essere un dittatore in un paese. Non credo che la maggior parte di voi abbia la capacità di essere un dittatore, non è facile. Tirannia significa semplicemente che non ti preoccupi per qualsiasi altra vita tranne che per la tua. Questa è tirannia. Io voglio che tu non solo faccia qualcosa per questi 100 giorni e far accadere questo movimento. Non è quello che sto chiedendo. Ti sto chiedendo di diventare una vita sensibile. Perché senza sensibilità non c'è vita. Questo è tutto. Essere umani significa molte, molte possibilità. Il più alto livello di sensibilità. Se non lo mostri, allora la tua umanità viene messa in discussione. Non si tratta del movimento Salva il Suolo. La tua umanità viene messa in discussione. La tua spiritualità sicuramente, un grande punto interrogativo. Perché se non senti per nessuna cosa, come può funzionare? Sento solo per questo. Cosa significa? I miei limiti sono fissati, non è vero? I miei confini sono fissati come un blocco di cemento, nient'altro che quello. Non diventare così.
Questa è una grande opportunità per te di renderti un po' più consapevole di dove sei ora.